segna lui, segna proprio lui, il figlio di Napoli, Paolo Cannavaro. Con le unghie e con i denti e con i gattoni animati introduciamo questa grande, grandissima puntata con tutti voi, Napoli! Questo è per te, Cannavaro, il figlio di Napoli! Te lo meritavi questo gol! Te lo meritavi questo gol! Te lo meritavi questo gol! Olè, te lo meritavi questo gol, iniziamo! Benvenuti amici a Paradiso, 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 Paradiso Napoli, fuochi d'artificio allo Stadio San Paolo, metaforicamente parlando, perdono, con un primo tempo veramente, un primo tempo brutto da parte del Napoli, molto molto brutto, al primo minuto di turno una traversa di Spogli al del Catania subito ad avvio, all'inizio della partita, quindi Napoli abbastanza preoccupato, anche l'intero San Paolo da questa conclusione, uno Spogli lasciato veramente molto libero, lenti, lentissimi, sarà perché abbiamo anche giocato col Milan, poi con la Juventus, tre partite in una settimana e che partite, quindi il fattore stanchezza sicuramente si è fatto sentire, la squadra era anche quella di giovedì, ma eravamo veramente molto macchinosi, quasi quasi ci voleva anche Dennis per qualche cross, no, al centro, e si sono tra l'altro anche chiusi benissimo, quindi al di là della sconfitta un applauso ai nostri amici di Catania, complimenti, complimenti. Allora, un secondo tempo, ripeto, Cannavaro, Cannavaro, Paolo Cannavaro, tu te lo meritavi questo gol, te lo meritavi questo gol, te lo meritavi questo gol, Paolo, un figlio di Napoli, te lo meritavi. Veramente sono veramente molto molto contento per te. Che dire di Ugo, che dire di Ugo, che dire di Ugo, veramente un fenomeno anche oggi al San Paolo, ha fatto di tutto, da centrare, poi per sostituire anche Giuniga lì sulla sinistra, veramente ha fatto di tutto, un applauso ad Ugo, Ugo Campagnaro, anche il San Paolo pazzo del suo Campagnaro, ma quanto era importante vincere questa partita, quanto era importante per poter, no, tentare di andare ovviamente in Europa League, quanto era importante. Settimo minuto della ripresa, c'era anche una simulazione pazzesca, una simulazione assurda di Fabio Quagliarella, io non me lo spiego, appunto voglio fare anche una chiosa per Quagliarella. Quagliarella, tu non sai io come ti voglio bene, non sai io che concetto ho di te a livello non italiano ma a livello mondiale, avendo visto, avendo ammirato molte tue partite quando stavi ad Udine. E io qui mi rivado subito al settimo minuto, quindi della simulazione, no, al diciottesimo minuto, perdono, della ripresa. Un Lavezzi fantastico con un assist al bacio per Fabio Quagliarella in questa occasione. Un Lavezzi che come sempre si sacrifica molto 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 per la squadra. Primo tempo, ripeto, bruttino, comunque un po' tutto il Napoli. Un Lavezzi veramente che al di là del gol o non gol, ma veramente un Lavezzi che fa tantissimo, ha dato veramente di tutto, ha dato l'opportunità di segnare ai compagni. E se i compagni non la mettono dentro, voglio dire, qua parliamo di Messi, cioè se Lavezzi ha anche il compito di buttarla dentro, parliamo di Messi, signori. Voi dite quello che volete, io il mio parere è questo. Parliamo di Messi, parliamo di Messi. Quasi, voglio dire, se Lavezzi dovesse anche buttare il pallone dentro, voglio dire. Cioè, ma mi spiegate com'è possibile, Quagliarella, 18° minuto, che sbaglia un'occasione così con Lavezzi che ti dà un pallone magistrale, quel pallone ti ha dato, magistrale! E basta! Porca miseria, bisogna chiudere prima le partite. Magistrale, ripeto, magistrale. E diamo. Scusate per questo sfogo. Non previsto, dico la verità. Però ci sta ogni tanto per difendere un patrimonio del calcio e soprattutto del Napoli come la Vezzi. Allora, anche perché noi limiti li conosciamo, magari sappiamo, però mi incavolo quando alla fine si vuole da questo giocatore anche il gol dopo tutto quello che fa. Magari non so, quando l'avete dato quel gol a Quagliarella era anche colpa di Lavezzi che ci ha dato quel gol, quel passaggio così, forse lo volevo un pochettino prima, che dite?
cioè, capisco qual era il bene un figlio di Napoli e così via, però veramente io a livello mondiale ho una stima pazzesca per Quagliarella, pazzesca, forse anche sopravvalutando le sue possibilità tecniche. È proprio per questo che mi incavolo, è proprio per questo. Speriamo che nel prossimo campionato ci sia veramente una grande perdono, che poi mi saltavano anche oddio chiari, una grande collaborazione tra Lavezzi e Quagliarella. Quantesimo minuto, ai, fallo di mano di Maggio, fallo nettissimo. Bisogna capire quanto volontario il secondo intervento, il primo involontario, il secondo forse un pizzico di volontarietà c'è, qualche arbitro magari avrebbe anche dato il rigore. Io sono sincero, io voglio dire, io sono sportivissimo, lo sapete, chi mi conosce lo sa, però insomma sinceramente in quell'occasione, ma non lo so, cioè io l'ho visto, ho visto i replay, non lo so. Non è netto, qualche arbitro lo poteva dare, qualche arbitro un po' più pignolo, ma non è nettissimo, insomma, non è una truffa, ecco per intenderci, a non aver dato quel calcio di rigore. Ecco, non è una truffa. Poi sinceramente voglio dire, abbiamo subito talmente tante che non mi va manco di passare come la squadra che riceve regali, perché mi viene anche da dire. Perché noi regali non ne vogliamo, ne vogliamo solo ciò che è giusto e ciò che spero che anche le altre squadre ricevano in maniera veramente molto leale. Comunque, l'importante è aver vinto questa partita. Paradiso Napoli, l'insegna dell'euforia ovviamente, Paradiso Napoli, l'importante è vincere, abbiamo vinto questa partita che veramente è molto molto importante, 3 punti d'oro. E ora prepariamoci in questo nostro finale, giornalisti, Sky, tifosi, basta parlare di Champions League. Basta! Pensiamo all'Europa League, il nostro obiettivo è quello, poi si vedrà, ma per favore, piedi per terra e lottiamo fino all'ultimo secondo, come ovviamente Mazzarri ci ha insegnato a fare, grazie ai suoi ragazzi, ai nostri beniamini, in queste partite, tranne ovviamente alcune come appunto l'andata anche a Catania. Però voglio dire, sicuramente bisogna lottare fino all'ultimo respiro. Visitate tutti il canale degli Antinter, Simone della Juve, Giovanni del Napoli, ciao Giovanni, Ciro della Roma, Ciro, complimentissimi, l'importante è che non lo vinca l'Inter, no? Permettete, però saluto con tanto affetto tutti voi, ovviamente anche Marco del Milan, in bocca al lupo per la partitissima contro la Lazio, magari in caso di vittoria anche il Milan va a meno uno per ostacolare l'Inter verso il trionfo, l'ennesimo trionfo della stagione ovviamente per quanto concerne il titolo di campione d'Italia. Un gemellaggio all'insegna della sportività, il link lo metto ovviamente alla destra di questo video per essere sempre aggiornati sulla Serie A italiana, non solo tanto calcio mercato, tutto e di più sul calcio italiano ed estero. Visitate www.golmania.it. Questa puntata di Paradiso Napoli finisce qui, ci sentiremo nel prossimo partita di Lazio Napoli, sperando di vivere una felicissima ed entusiasmante Pasqua, magari facendo una grande bella figura allo stadio olimpico di Torino, e perdon, lapsus, allo stadio ovviamente olimpico di Roma contro il nostro e per sempre amico Eddie Reja.